Vocchi Volpe? No, no, non ho definito, non so chi sia il direttore, conosco un presidente del Consiglio Nazionale delle Belle Arti che sulla base di una serie di valutazioni totalmente infondate ha dichiarato fragili i bronzi di Riace. Allora, siccome esiste una logica al mondo, no, qualunque cosa sia lui, che non è assolutamente un competente, non so se sia un archeologo o quello che sia, però non si può mentire, non li voglio spostare perché non li voglio spostare, perché altrimenti mi deve spiegare come mai 50 bronzi della stessa epoca, anche i più fragili, sono andati a Palazzo Strozzi. Quando me l'ha spiegato capirò perché ha detto che sono fragili. Non sono fragili, puoi dirmi, non li voglio, cioè non puoi prendere per il culo. Quindi il signor Volpe faccia il suo mestiere con onestà, non dica bugie. Volpe non prenda per il culo, è chiaro? Quando vorrà andare in tribunale spiegarmi che sono fragili solo quelli e non gli altri 50 che non hanno dato trozzi, avremo finalmente il red dell'azione. Quindi le bugie non si dicono, puoi fare il presidente quello che ti fare il rettore, puoi fare il prete, puoi fare quello che ti fa. Le bugie non si dicono, loro hanno mentito agli italiani. Senti, chiaro? Foggia sta puntando molto sulla cultura, fa bene? No, perché c'è Volpe, no? Che punti sul, devi puntare sul grano, devi puntare sull'attività alberghiera, devi puntare la cultura, soltanto i coglioni chiamano cultura quello che non hanno e non conoscono, la cultura è l'Italia, quindi non è che Foggia deve puntare, bisogna puntare su quello che esiste, su quello che è. C'è però qualche opera di Foggia che lei ricorda con attenzione, qualche opera di Foggia, qualche chiesa? Il monumento a Umberto Giordano è una delle più importanti opere di scultura del secolo scorso ed è una cosa fondamentale, poi il municipio con la sua architettura, il teatro, lo scultore Postiglione, evocare la cultura è l'Italia, se uno evoca la cultura è come se dicesse dobbiamo cambiare rotta, la rotta è sempre stata questa. Lei ama molto la provincia di Foggia, perché? No, beh, sono più che altro un buon conoscitore dell'Italia e quindi conosco anche le cose importanti di Foggia, sono particolarmente convinto della grande importanza di Lucera, altro luogo di Troia. Ecco, Troia per esempio, dove cazzo è la cultura quando hanno circondato Troia di paleoliche? Perché non se le mettono nel culo? Dov'era Volpe quando mettevano le paleoliche intorno a Troia? Dov'era il presidente del Consiglio Nazionale? Dov'era? Era rettore? La ferrettore deve impedire che un luogo meraviglioso sia rovinato dalle paleoliche. Perché la provincia di Foggia è tempestata di paleoliche? Perché la cultura ha voltato le spalle alla bellezza. Altro che cultura, impari il dottore di una scuola. Anche di Ascoli e di Ordona si può dire la stessa cosa, di Erdoni e di Ascoli. Non ho capito. Anche di Erdoni e di Ascoli Saffiano con i rettori. Non l'ho vista, guarda, più bella, che erano quelle sculture che sono finite al Museo Ghetti e poi recuperate, andarono quelle, non erano fragili quelle. I grifoni. Non erano fragili, sono andati. Allora, se adesso mi dici che sono le paleoliche, diventa grottesco. Cioè, le paleoliche sono gran lunga peggio che non i grifoni al Ghetto. Il Museo Ghetti è un museo che quelle cose tutto il mondo le può vedere, hanno fatto bene a farle rientrare, ma dovevano impedire di distruggere l'area e il paesaggio di quei luoghi.